Ti piace? È fantastico. Non riesco a capire cosa ci hai messo. Cioccolato, poi? Qual è secondo te il sapore dominante? Bella domanda. Io non saprei. La vaniglia o il rum? No, non riesco a capire cosa c'è dentro. Non sono un pasticcere. C'è il cioccolato bianco sotto due strati di extrafondente, marzapane, al kermes e per finire uno strato leggerissimo di granella di nocciole. Sei riuscita a mettere tutta quella roba lì dentro? Certo, ho sentito le nocciole. Sicuro. È l'extrafondente. Gli ingredienti di solito variano a seconda del mio stato d'animo. Ah, capisco, vuoi dire dolce quando sei contenta, molto amaro quando le cose non funzionano. Potrei creare dei cioccolatini dedicati a ogni situazione. Potrebbero esserci quelli per i giorni di pioggia. Oppure, su misura. Ognuno potrebbe avere il suo come se fosse un profumo. Una creazione personalizzata. Questa sì che è una buona idea. E io ti ordinerei immediatamente dei cioccolatini che mi dessero la speranza e mi aiutassero a perseverare. Mike, scusa. Tranquilla, è tutto ok. Un vecchio saggio ha detto che bisogna avere pazienza e io sono diventato la pazienza in persona. Ti dedicherò una delle mie specialità, sei contento? Sono pronto a scommettere che hai di nuovo dei problemi. Il cioccolatino che sto mangiando è così amaro. C'è qualcosa che va storto, non è vero? Niente affatto, va bene. Frequenti di nuovo Alexander? Alexander se ne va. Ha preso questa decisione. Va bene, ma guarda il lato positivo della cosa. Avrai la mente sgombra, potrai concentrarti meglio sul tuo lavoro e produrre una nuova specialità al cioccolato che chiamerai Mike. Cosa c'è dentro? I miei nuovi cioccolatini. Sono stati creati pensando a te. Li ho chiamati i baci dell'addio. Laura... Avevi ragione tu. Me ne sono resa conto. E adesso non ho rimpianti. No, neanche io. Ti avrò sempre nel cuore. Sii felice. Chissà che roba è questa. Spezzatino di soia. Ciao, pensavo dormissi ancora. No, altrimenti sogno. Qualcosa di bello? Ho avuto un incubo orribile. Oh, davvero tremendo. Ero salita sulla montagna più alta del Tibet. Non ce la facevo più, ero stanca, avevo fame, avevo sete. Volevo solo uno dei tuoi cioccolatini, ma naturalmente non c'era. E allora è arrivato Leonard e ha detto: cara, una cosa che ti farà davvero piacere. E ha tirato fuori dal suo zaino un pugno di grano saraceno. Povera piccola, sta tranquilla, era soltanto un sogno. Sai una cosa? Penso che si tratti di una profezia che annuncia che la mia vita non cambierà mai. Che sciocca. Alzati, dobbiamo andare a lavorare. Io? No, rimango a letto. Come, scusa? Guarda, mi ha dato l'anello di fidanzamento. Davvero? Se non vi conoscete nemmeno. E che c'entra? Sente che sono la ragazza giusta per lui. E tu cosa senti? Non lo so. È proprio bello. Tania, non penserei di sposarlo, vero? Perché no? Ma non sarei mica matta. Già, forse hai ragione. Mi porterebbe in Tibet su una montagna a mangiare il grano saraceno. Pensaci bene prima di sposarti. Troppo tardi. Gli hai già detto di sì, allora? Ma certo, che avrei dovuto dirgli? Pensi che un'occasione come questa capiti due volte nella vita? Tania, ti prego, non essere stupida. Sai che un matrimonio per interesse è impossibile che ti renda felice. È vero, sarebbe meglio se fosse quello giusto per me, ma... Oh, smettila, siete completamente diversi. Tu stessa non sei sicura che stiate bene insieme. Infatti,
Sì, non ne sono sicura. Ma chi può saperlo? Bisognerebbe provare. Come sarebbe provare? Per sposarsi bisogna essere innamorati. Ma forse lo sono. Oh. Buongiorno, signor Zalter. Buongiorno. No, ciao, papà. Ma che ti è successo? Scusa? Hai l'aspetto di chi non ha chiuso occhio. Non preoccuparti. Solo un po' di mal di testa. Fermati un attimo. Io ho bisogno di parlarti. C'è qualche problema? Qualcosa che non va con Katarina? Vorremmo andare via. Ah. Bravi, fate bene. Ve la meritate una bella vacanza dopo quello che è successo. No, non hai capito, papà. Andiamo da un'altra parte, lasciamo il Fürstenhof. Cominceremo tutto da capo. In uno degli hotel di Inge, magari quello di Baden-Baden. Non ti permetto di andartene. Guarda che non ti chiedo il permesso. Katarina e io abbiamo già deciso. Io non volevo dirtelo, ma le circostanze mi costringono. La mamma ha un cancro al seno. Dobbiamo starle vicino. Come farò a vivere senza Alexander? Non riesco a immaginare questo posto senza di lui. Chissà se un giorno lo rivedrò. E ora forse Tanya si sposa, e se anche lei se ne andasse? Sarò abbandonata dalle sole persone che contano per me. Che cosa mi trattiene ancora qui? La mia pasticceria. Devo davvero continuare ad impegnarmi per aprirla, o è meglio che me ne vada anch'io? Katarina. Dimmi. Finalmente ti ho trovata. Sei venuta da sola? No, mi ha accompagnata uno dei camerieri. Finché restiamo qui, voglio passare più tempo possibile con i cavalli. Dobbiamo cambiare i nostri piani. Rimandiamo la partenza. Perché? Mia madre ha un cancro al seno. Oh, ma che cosa terribile. Di nuovo. Già. E non ha alcuna intenzione di farsi curare. Ah, dobbiamo convincerla. Senza cure non ha speranza di guarire. Pensa di non potercela fare. Dobbiamo parlarle, Alexander, e costringerla a reagire. Certo. Certo. Comunque non voglio abbandonarla in questa circostanza. Ah, no. Non se ne parla neanche. Katarina, ti dispiace molto se per il momento non ci trasferiamo a Baden-Baden. Ormai mi ero convinta che fosse la cosa migliore. Però adesso non dobbiamo pensare a noi, ma a tua madre. È più importante stare insieme a lei. Ciao, Alexander. Ciao, mamma. È vero quello che mi ha riferito papà? Che sei di nuovo ammalata e non vuoi farti curare? L'avevo pregato di non parlarne con nessuno. Invece te l'ha detto subito. Io non sono nessuno, sono tuo figlio. E ho il diritto di sapere quando stai male. Forse era proprio quello che volevo evitare, che ti preoccupassi. È naturale che mi preoccupi, sei mia madre. Hai già i tuoi problemi, non volevo dartene ancora. Per favore, mamma, ascoltami. Si tratta della tua vita, il resto non ha importanza. Siamo una famiglia, ti vogliamo bene, non ti abbandoneremo mai. Ma tu devi fidarti di noi. Te l'avrei detto quanto prima. Sì? E quando? Dopo le nozze. Papà mi ha spiegato perché hai deciso di non fare la terapia e ti capisco, davvero. Ma ti prego, devi ritornare sui tuoi passi. Questa è l'unica opportunità che ti rimane. Alexander. Niente e nessuno mi potrà costringere a fare la chemioterapia, sia ben chiaro. Senti, dobbiamo stare immobili a guardarti mentre... No, sta tranquillo, farò qualche cosa.
Adesso prenderò informazioni su che possibilità di cura ci sono al di fuori della medicina ufficiale. Sei contento? Si tratta di farmi contento, mamma. Devi ascoltare i consigli di chi vuole aiutarti, va bene? Sì. Ma ho bisogno di riflettere con calma. E mi infastidisce sentirmi di continuo sotto pressione. Non voglio infastidirti. E nemmeno metterti sotto pressione. Io sono preoccupato per te. Grazie, tesoro. Ma non puoi accollarti i miei problemi, sono miei e di nessun altro. Certo, lo so, ma voglio fare tutto quello che posso perché tu riesca a guarire. Lascia che percorra la mia strada in pace. È questa la cosa migliore che puoi fare.